i nostri sogni. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay all'indomani della prima sconfitta del Pescara nel nuovo campionato di Serie B. Biancoazzurri sono caduti al Curi di Perugia, una sconfitta bruciante, diversi errori commessi nel corso dei 90 minuti, insomma la squadra non è piaciuta, un passo indietro rispetto alla partita con il Foggia. Si tornerà in campo già venerdì nell'anticipo del campionato contro il Frosinone, analizzeremo quanto è accaduto a Perugia con i seguenti ospiti. Il nostro Antonio De Leonardis, buonasera Antonio, ben buonasera, ritrovato. Enrico, buonasera al suo fianco abbiamo un doppio ex di Perugia e Pescara, l'allenatore Gianluca Colonnello. Buonasera Gianluca, buonasera. Ben ritrovato. Buonasera. Ritroviamo con piacere anche il collega di Tutto Sport, Ivano Di Sciascio. Buonasera Ivano. Buonasera. Qui alla mia sinistra l'altro compagno di viaggio, Francesco Di Francesco. Salve. Buonasera a tutti. Francesco. E poi un saluto anche al dottor Edoardo De Blasio. Buonasera Edoardo. Ciao Enrico. Andiamo buonasera. A salutare in regia Andrea Costantini, perché c'è l'ultima gara di questo turno di campionato, il posticipo Salernitana-Ternana. Andrea. È vero Enrico, buonasera a tutti i nostri amici da casa, buonasera agli ospiti in studio. Si sta giocando alla Recchi di Salerno, Salernitana-Ternana, gara pirotecnica, Salernitana 1, Ternana 2, con il vantaggio ospite di Tremolada, il pareggio di Boccalon, nuovo vantaggio della Ternana con Alba d'Oro. Peraltro alle 21.15 a Cittadella si giocherà anche l'amichevole, dunque tra pochi minuti tra Italia e Slovenia Under 21, vi aggiorneremo anche su questo risultato. Vi ricordo il numero per interagire con noi, 392-623-7060, per mandare i vostri sms. A te. Grazie, saluto in regia anche Maurizio Daguì. Allora, un primo giro veloce sulla partita di Perugia, poi vedremo ovviamente i riflessi filmati, un breve passo dell'intervista di Zeman. Cosa vi ha detto questa gara? Iniziamo da Antonio De Leonardis, poi analizzeremo tutti i vari aspetti ovviamente della sconfitta. Ma guarda, sicuramente è stata una brutta prestazione, voglio dire, probabilmente in parte in attesa, però sconfitta anche pesante, che addirittura poteva prendere aspetti anche particolari, non fosse uscito Anne negli ultimi 20 minuti, probabilmente qualche gol in più il Perugia l'avrebbe fatto, visto che Pescara era sbilanciato, il Perugia ha avuto almeno 4 palle gol, 3 contro 1, 2 contro 1, poi buttate via. Ma al di là di questo, sicuramente più che un passo indietro, guarda, io lunedì scorso dopo quel 5-1 predicavo prudenza, nel senso che questo è un campionato lungo, quindi esaltarsi troppo era del tutto fuori luogo, così come credo che deprimersi in maniera esagerata adesso sia anche questo fuori luogo. La verità a mio avviso è che comunque Pescara è ancora un cantiere, cioè al di là delle scelte, insomma, logiche che sappiamo, scontare di Zeman sull'assetto tattico della squadra, però finora un po' per il mercato, un po' anche per l'organico, insomma, costruito in maniera, a mio avviso, diciamo extra large, voglio dire. Ci sono diverse, è una squadra che non ha ancora delle certezze, che dire, insomma, centrocampo. Dopo amplieremo questo discorso, quindi la sintesi è brutta partita, non bisognava esaltarsi prima e non bisogna battersi ora. Però tenere ora conto appunto di dei problemi che ha in questo momento è un Pescara ancora tutto dati da scoprire, mi sembra. Secondo me è in maniera un notevole ritardo, a mio avviso. Certo. Ecco, questo è il problema. Gianluca Colonnello, qual è la fotografia di questa partita? Sono d'accordo con Totò, è stata una partita
vorrei aggiungere, la squadra è stata un po' confusionaria, c'è stata poca determinazione e poca attenzione, perché i 4 gol subiti denotano molte volte la totale non attenzione, soprattutto da parte dei difensori, perché partendo dal primo gol, secondo me è stata affrontata una situazione con leggerezza, perché erano tutti gol evitabilissimi e poteva sfruttare, vediamo ora la situazione. Questa è stata una delle pochissime occasioni avute nel primo tempo con Baez. Sì, con Baez poteva sfruttare questa situazione, però partendo da questo gol la situazione già si era incanalata in una maniera negativa. Dopo analizzeremo anche queste situazioni. Ivano Di Sciascio, ovviamente anche tu sei d'accordo con i giudizi degli altri amici, certo essendo una squadra nuova ha bisogno di tempo, però si sono evidenziati degli errori già commessi nella partita con il Foggia. Sì, diciamo che la partita di ieri è stata fin troppo brutta per certi versi rispetto anche a quella con il Foggia, perché se con il Foggia erano stati segnali sinistri anche dal punto di vista difensivo, ieri si sono così amplificati. Pescara è una squadra che, vediamo le azioni, attacca con tanti uomini, purtroppo difende con pochi. Se vediamo la prima azione pericolosa del Perugia, Francesco giustamente si sbalordiva, c'erano i due centrali, io non, per questo dico non crocifiggiamo troppo i centrali, perché lì c'è un problema proprio di squadra, cioè attaccando in tanti, poi c'è il problema nelle transizioni, dove ecco questa è la situazione, dove comunque mancano i terzini, cioè due terzini insieme, io credo che non ho visto mai attaccare insieme nessuna squadra al mondo che due terzini attaccano insieme. Quindi ci sono un po' di problemi di meccanismi difensivi sicuramente. Quindi, confusione e poca attenzione, sì, come diceva Gianluca, no? Anche sul primo gol, là ci sono errori individuali abbastanza evidenti, purtroppo anche di Pigliacelli, perché ci sono traiettorie abbastanza leggibili sia sul traversone ma anche sul colpo di testa di Volta, che comunque è lento. Insomma, tanti errori individuali e purtroppo anche tanti errori proprio di squadra. Edoardo De Blasio, quindi la stessa domanda fatta ad Antonio in questo primo rapido giro iniziale, il tuo parere su questa sconfitta? Guarda Enrico, io lo dico senza presunzione, durante la partita Pescara-Foggia, io al terzo o al quarto gol del Pescara me ne sono andato abbastanza disgustato, perché secondo me quella non era una partita di calcio, era una cosa abbastanza ridicola, una cosa da scapoli ammogliati. Non si gioca a calcio in quel modo, quella partita che doveva finire 5-5, 6-5, 5-4, è una cosa che non ha senso. E se il Foggia avesse avuto gli attaccanti del Perugia, noi quella partita l'avremmo strapersa, come dovevamo perdere con la Triestina e come abbiamo giustamente perso ieri. Il Pescara, quindi la sconfitta di ieri per me era una sconfitta annunciata, nel senso che non mi ha minimamente... Sei molto severo con questo giudizio. Ma guarda, il Pescara gioca male perché soltanto chi non capisce nulla di calcio conta i gol. Quello che conta nel calcio è l'equilibrio della squadra e la capacità di fare possesso palla, di impedire all'avversario di farti male e saper sfruttare al meglio le occasioni che ti riesci a creare. Le partite di calcio perfette, diceva Gianni Brera, finiscono 0-0 se non ci sono errori. Una partita che finisce 5-2, 4-3, non è una partita di calcio, è una roba da scapoli ammogliati, da ragazzini del mare. Scusa, dovremmo cancellare il campionato che abbiamo. Esatto, quel campionato lì di Zeman, quel campionato di Zeman è un campionato che non ha paragoni, perché quando tu hai dei fuoriclasse come Insigne e Verratti, quando hai dei fuoriclasse prendi 60 gol. Che lo 0-0 è il risultato perfetto, esatto, questo lo diceva Gianni Brera. No, diceva Annibale Frosse, che purtroppo allora scusa, una partita senza io non è che non amo il gol, ha fatto allenatore due anni e poi fammi finire scusa, poi tu dici quello che no, vuoi. No, ma io secondo me la partita perfetta finisce 0-0 perché ogni gol è frutto di errori. È chiaro che una partita giocata meglio dell'avversario ti frutta dei gol, ma quando le partite sono così, allora il Pescara
Pescara è una squadra, diciamo tutto. Allora, il Pescara è una squadra squilibrata, è una squadra che attacca con 8 giocatori davanti alla linea della palla e questo non lo fa nessuno, perché non si può giocare senza pensare che poi la palla la puoi perdere e lasci due centrali poverini che sono anche lenti in 2 contro 2. Quindi aspettavi questa prestazione? Mi aspettavo questo risultato. Poi tu togli Crescenzi, che è l'unico veloce che ha fatto bene. Dopo parliamo di Crescenzi, Zampano, Coulibaly, rimetti Coulibaly. Andrea, sì. Ecco, a proposito degli ultimi citati, c'è questo messaggio: contro il Foggia Coulibaly è stato il peggiore in campo e Crescenzi il migliore, contro il Perugia Coulibaly titolare e Crescenzi fuori, davvero geniale. Facciamo rispondere subito a Francesco Di Francesco, perché volevo fare un rapido giro sulla partita di Perugia, però vedo che già si alternano tutti i pareri, i vari problemi. Rapidamente diciamo che ci vuole molto equilibrio da parte di tutti adesso nel giudicare il Pescara, quell'equilibrio tattico che attualmente il Pescara non ha. Più telegrafico di così, è chiaro di così. Quindi sei d'accordo con Edoardo che la squadra non è equilibrata in campo? Tatticamente per adesso no, magari fra un mese con gli stessi uomini questa squadra si esprimerà diversamente. Adesso stiamo parlando. Esatto, cioè, ma infatti stiamo parlando della partita di ieri e della partita con il Foggia. C'è stata una ricostruzione, la prima ha vinto 5-1. Io entro nel merito di determinate scelte per agganciarci all'ultimo messaggio, avendo visto la partita. Certo, se uno per un istante riflette alla luce della partita con il Foggia, forse ci potevano essere anche delle scelte diverse, che oggi magari si è condizionati per la sconfitta, per come e allora vi chiedo, è arrivata. È un problema di scelte di uomini, di condizione di chi va in campo, perché ovviamente lo Zampano di ieri non è il giocatore che abbiamo visto nella passata stagione, con tutte le difficoltà che c'erano state. Antonio. Ma guardi, io riprendo il discorso che ho interrotto prima. Cantiere aperto. Quindi. Esatto, ma il problema vero è questo. Voglio dire, qui, se noi andiamo a vedere le scelte che ha fatto finora Zeman, intanto Zampano per motivi di mercato è stato praticamente fino al 31 agosto fuori. E a centrocampo, sul ruolo di mezzala destra, diciamo, finora ha alternato 3 giocatori, Coulibaly partenza e poi una volta Vazzania, l'altra volta Palazzi. In difesa abbiamo quattro difensori esterni, stanno giocando, i titolari dovrebbero essere in questo momento Zampano e Mazzotta, però come ha sottolineato chi ha scritto prima, Crescenzi sicuramente è stato il migliore nella partita precedente e probabilmente ha lo stesso Mazzotta. Voglio dire, è stato uno di quelli che hanno più brillato nel corso del precampionato. Quindi voglio dire, sono già. Se le sta studiando tutte? No, nel senso che il suo studio è molto, molto rallentato, perché poi se andiamo avanti più o meno abbiamo lo stesso problema. Abbiamo un problema, dice la storia di Gans, che non è un problema, invece è un problema, nel senso che l'allenatore intanto ha preferito Pettinari. Quando lo mette dentro come esterno, come è successo pure a Perugia, quindi ha giocato 20 minuti da esterno e quindi anche quello è un problema, è quello i due esterni alla fine si sono alternati. Abbiamo visto probabilmente uno dei titolari dovrebbe essere Mancuso, che però per motivi fisici ha potuto giocare giusto 20 minuti, l'altro esterno è da scoprire, sarà Del Sole, sarà Latte che adesso è infortunato, può essere Baez, voglio dire. È veramente una squadra che in cioè, TV diciamo prova di trasmissione, al di là di quelle che possono essere le scelte, io questo dico, le scelte tattiche di Zeman che conosciamo, voglio dire, Zeman da quando ha cominciato a fare l'allenatore gioca sempre la stessa partita. Poi dipende. Ti chiedo se sei d'accordo con Edoardo sul concetto di gioco di Zeman, perché Zeman no, è quello, Edoardo. No, è questo, no, cioè. No, ma di fatto io dico quello, voglio dire, io non posso. Non cambia dopo 40 anni di carriera. Un allenatore bravo deve saper sfruttare. Ma non cambia dopo 40 anni di carriera. Un allenatore bravo deve saper sfruttare i giocatori che ha. Non puoi dire Benalì non è adatto a fare l'esterno. Benalì non è Insigne, però Benalì in Serie B è un lusso, è un grande giocatore. Se tu sei un allenatore bravo. Scusa,
scusami, devi mettere Benali nelle condizioni, esatto, di rendere al massimo, di giocare bene. Non puoi pretendere che Brugman faccia la mezzala se Brugman è un centrale, perché devi fare, cioè, è lui che deve sapere utilizzare. Un allenatore bravo mette i giocatori che ha a disposizione nelle condizioni di essere al meglio. Non è importante il suo gioco, è importante sono i giocatori che hai e devi fare il meglio con i giocatori che hai. Invece qui sembra che o è il gioco di Zeman o sono i giocatori di Zeman, è un insigne, dove lo vai a ritrovare? No, ma forse cioè, facciamo, forse non ci capiamo, io non sto discutendo questo, voglio dire, stavo rispondendo sì, no, nel senso che chiaramente la scelta iniziale parte, questa squadra parte dal fatto che bisognava, tra l'altro un discorso che ho fatto a giugno scorso, l'ho rifatto lunedì, parte dal concetto che bisognava rifare interamente la squadra, quindi Zampano, Benali, Memusciai, Bovo, tutta questa squadra qui andava buttata via e costruita un'altra. Ora, nella costruzione però hanno avuto diversi intoppi, nel senso che ovviamente se restano Zampano e Benali, ma chi può discutere tecnicamente Benali, tant'è vero che l'ha tenuto fuori, dopodiché la prima partita utile l'ha messo dentro e l'ha rimesso dentro, perché Benali adesso può fare l'esterno, può fare la mezzala, può fare qualsiasi ruolo. Quindi il problema vero è uscire da questo equivoco grosso, secondo me, perché non riesce a trovare, facciamo riferimento a 5 anni fa, la squadra iniziale che abbiamo visto, che chi aveva? Aveva Verratti e Togni che si alternava perché Verratti lo stava, aveva Petterini a terzino sinistro prima di cederlo e in attesa di Balzano. La squadra era quella. Giocava la squadra, Gessa, poi... Poi ho capito, giocavano, alla fine quella squadra è andata in Serie A con 19 giocatori, compresi Soddimo, Gessa, Maniero, quindi che ha giocato poco. Il fatto che ci siano lavori in corso. Il problema vero è questo è un organico di 30-32 giocatori, ma di che stiamo a parlare? Come fa a uscirne? Cioè deve fare delle scelte e poi non lo so, cioè, però finora queste scelte non le ha volute fare, fatto sta che adesso se ci sono alternative. Bene, se in tutti... fa poi si persero, a parte quella iniziale di Verona, il Pescara perse in trasferta a Reggio Calabria, a Modena, a Castellammare sì. Di Stabia, 3 sconfitte in trasferta. Però era sempre la squadra, era già pronta, voglio dire, sì, già quella la squadra. Non c'erano dubbi sul tridente d'attacco, sulla difesa. Volete, Capuano e Romagnoli centrali, Anania portieri, tridente d'attacco al centrocampo, Cascione. Se non mette Bocchetti non andiamo in Serie A. Sì, no, bisogna vederlo, però la squadra era quella, al di là di quello l'equilibrio, poi se l'è trovato sicuramente non solo per Bocchetti, altrimenti dovremmo dire che Bocchetti è il fenomeno eccezionale. No, Bocchetti ha contribuito come gli altri a dare un equilibrio. Tatticamente chiede una bella ordinata. Benissimo, dopodiché Bocchetti è andato in nazionale, ma di chi stiamo a parlare? Fermati. Cioè vabbè, si è trovato nella condizione di avere un equilibrio in quel modo. Esatto, però, in quel momento, in quella situazione benissimo, però le scelte che poi Bocchetti era un fenomeno perché poi no ma poi ha giocato bene quell'anno, ha giocato bene pure con Zanone e Balzano. Quindi esterni, Gianluca, è più difficile per le squadre di Zeman trovare un'identità? Ma non è la squadra di Zeman, secondo me rientra tutto nella normalità, come ha detto Totò, è un cantiere aperto e quindi anche il mister ancora, no, anche il mister deve trovare la giusta quadratura. Non dimenticare che ieri a Perugia mancavano diversi giocatori, mancava Bo, Mancuso. Ve lo vediamo. Quindi, sì, insomma. Però io come giocatore ho giocato con lui, lo conosco. Vabbè, e lo seguo. C'è esperienza in Serie A. È molto intelligente e può dare una quadratura lì dietro, che se ne dica, che non fa al gioco di Zeman. Cioè che se ne dica, che significa? Perché ho sentito la fase difensiva. Esatto, Bovo sa fare il suo ruolo, conosce il suo ruolo, ha esperienza e dà equilibrio là dietro e può comandare la difesa a Cesare. Quindi è un falso problema quello che sono difensori lenti. Esatto, che non sono ma anche rapidi. Perché Capuano e Romagnoli chiamavamo due lenti a contatto, vuol dire che stai a parlare. Però hanno fatto un campionato. Quel campionato abbiamo preso 60 gol. Però ti voglio dire, se noi andiamo a vedere il gol che ha preso il Pescara sul calcio da fermo, se andiamo a rivedere, cioè là, a praticamente in mezzo all'area chi ci sta? Brugman e Benali.
Quasi sul colpo di testa del Maurizio difensore. Ce la fa rivedere subito. I due in mezzo all'area. Il primo gol sulla cosa, sul cross di volta. Mazzotta su quello che colpisce adesso. No, ma i due in mezzo eccola, i due in mezzo all'area sono Brugman e Benali. Qui due sono i due più piccoli della squadra. Quindi evidentemente c'è anche un problema di trovare un equilibrio. Confusione che diceva prima Gianluca. Se ci sta Bovo, voglio dire, magari la spesta meglio. Questa è l'idea che ti do io. Là ci sono tre errori, cioè, era su calcio di punizione, era di facile lettura perché la palla lui guarda e sapevano tutti che la dava lì, è lenta, uno che è andato a saltare salta di spalle e si fa saltare dietro, Mazzotta è posizionato col corpo completamente in maniera sbagliata, poi dovete guardare il portiere. Perché la palla è lenta anche sulla seconda palla, va in alto. No, fa movimento Pigliacelli di uscire ora. Fa il movimento ad uscire ad andare a prendere la palla di pugno e torna dietro. Però la palla è alta, guarda. No, ma la palla c'ha 4 giocatori. Non c'ha 4 giocatori perché Pulita è lenta. È Pulita, la palla scende da poco. C'è una compartecipazione di un po' di errori. Il portiere è avvantaggiato in quella situazione perché la palla è lenta e alta. Il portiere, noi sappiamo che può utilizzare le mani. No, ma lui ha fatto il movimento giusto ad andarla a prendere all'inizio, la palla si è fermata, è tornata indietro perché è lentissima, che era difficile arrivarci, no. Guarda, perché là comunque non è normale che l'attaccante del Perugia va un metro oltre. No, guarda dove sta coda, su Di Carmine ci sta Brugman, invece che coda su Di Carmine c'è Brugman, cioè lì sono posizioni completamente sbagliate. Lì sta a chiudere dall'altra parte Ivano sul gol. Vabbè, noi stiamo prendendo lo spunto di questo episodio, però ovviamente un po' l'esempio della confusione. Mi ero espresso prima, era palla così lenta e leggibile che credo che sia abbastanza evidente l'errore anche di Pigliacelli, perché nell'area piccola la palla è sua, tra l'altro è alta, quindi ha il tempo per decidere. Prima si parlava della squadra di Zeman, della promozione, squadre completamente diverse, modi di giocare anche diversi, cioè nel sistema di gioco di Zeman gioca in maniera diversa. Quella di Zeman del 2011 era una squadra molta qualità, quindi poteva anche fare un po' più di manovra. Questa è una squadra che cerca molto di aggredire e sfruttare. Ma non perché debba essere Io sto dicendo quella squadra lì, adesso siamo d'accordo che aveva maggiore qualità, però è partita con quella squadra quando tu ancora lo sapevi se aveva tutta questa qualità. Adesso noi questa squadra la dobbiamo ancora scoprire, la differenza è questa. Quella è una squadra che è nata in quel modo e dopodiché è andata avanti in quel modo con qualche ritocco. Zeman stia dando questo adesso non ci sta questo connotato a questa squadra. C'è una squadra molto, se vediamo per esempio il gol che abbiamo fatto con il Foggia, tutti i gol che nascono da grande aggressività, con il Foggia che in maniera secondo me abbastanza leziosa ha voluto palleggiare troppo, noi abbiamo pizzicato palla e abbiamo fatto gol. Guarda caso il gol nostro, il primo gol nostro, quello di Brugman, nasce proprio da un'aggressione sulla palla, il centrocampista che non si avvede dell'arrivo di Benali, insomma. Quindi il connotato è questo, squadra molto aggressiva. Il Perugia però non è stato il Foggia, il Perugia è stato attento, è andato sempre in sicurezza nel palleggio, non ti ha dato la possibilità di, appunto, di prendere palla dove ti piace a te, cioè molto alti, aggressivi. Il Pescara in questo è formidabile. Però possiamo Gianluca, poi torniamo ad Edoardo. Però hai giocato una a Perugia e la scorsa domenica ha giocato col Foggia. Il Foggia arriva dalla Serie C, ha vinto il campionato per 10-11 e la squadra dell'anno scorso. Quindi bisogna anche essere equilibrati nel giudizio, perché hai affrontato il Perugia, che è una bella squadra. L'anno scorso ha partecipato ai playoff. Bisogna essere equilibrati. Il Pescara va lì e fa 6-7 gol deve vincere per forza. Uno, come ha detto Totò, io sono d'accordissimo, bisogna dare tempo, ci vuole equilibrio nel giudicare, perché secondo me anche Zeman c'ha i giocatori. Che cosa rischiamo di far passare settimana fenomeno? Necessita anche lui. Rispondimi a questa domanda. Adesso guardiamo un attimo. Se tu vai a giocare a Perugia e sai che il Perugia è la squadra che tu stai descrivendo, cioè un'ottima squadra che lo scorso anno ha fatto, che gioca in casa, che viene da una vittoria esaltante fuori casa, che si è rinforzata, che ha degli attaccanti forti, allora tu vai a Perugia
e giochi con un pochino più di attenzione, giochi con un centrocampo, scusami, un pochettino più solido, un pochettino più capace di fare pressing, non tieni Palazzi e quell'altro Balzania in panchina e fai giocare contemporaneamente Proietti e Brugman, che sono uno più o meno la copia dell'altro, cioè sono due registi, lì ci vuole un regista e due mezzali. La mezzala, tra l'altro, l'unica doveva essere Koulibaly, ma Koulibaly sta pagando lo scotto dell'inesperienza, parliamoci chiaro, cioè Koulibaly forse quest'anno avrebbe dovuto fare un anno di Serie C, crescere, maturare e forse l'anno prossimo diventava il campioncino. C'ha ragione, sta buttando. Però, l'intervista però su Koulibaly noi si può tirare la croce addosso. No, povero ragazzo, sì. Ma non sto facendo una colpa di sì, la colpa è di chi li mette in campo. Cioè, se Zampano ieri non era all'altezza di Crescenzi, la colpa non è di Zampano, è di Zema che fa giocare Zampano e non Crescenzi. Se fa giocare Koulibaly e non Palazzi, la colpa è di Zema, non è di Koulibaly. Mi segui? Allora, il problema è che se tu vai a giocare a Perugia contro un'ottima squadra, non puoi pensare di giocare all'attacco 90 minuti, ma devi pensare che la palla spesso e volentieri ce l'avranno loro e ti faranno molto male, scusami, molto male, se non stai attento. Non si basano invece mai sugli avversari. Tutto il contrario. Allora ragazzi, ma è una follia, in nessuno sport. Ivano, è in nessuno sport non c'è un'inesattezza, in quello che dici, ma te la dico, non Ivano, ma i numeri. Allora, il Pescara con il Foggia, ha avuto come possesso palla molto più basso del Foggia. Il Foggia ha avuto 65. No, questo è fondamentale nel Pescara. Il Pescara è una squadra che più ha la palla tra i piedi e più va in difficoltà. Ieri a Perugia è stato il contrario. Esatto. Quindi... Ma era fragile, ma teneva la palla talmente alta, con otto persone fuori davanti alla linea della palla, che ogni volta che il Foggia prendeva, che il Perugia prendeva la palla, ogni volta che la palla arrivava nella nostra area di rigore era un'azione da gol. Noi abbiamo tenuto la palla per il 60% nel primo tempo e abbiamo fatto una sola azione pericolosa, una sola, quella di Mazzotta e John Baez. Perugia che ha dato questo tipo di identità alla partita. Perché il Pescara, ripeto, è molto forte nell'aggressione dell'avversario quando ha la palla e nel ripartenza. Ma tu in panchina che ci stai a fare se lasci che il Perugia faccia la partita ideale e tu gli caschi nella rete come un pollo? Edoardo, non hai questo accordo con te, non hai un centrocampo adesso. In questo non è un grande centrocampo, secondo me. Ieri a centrocampo c'erano due quadri di differenza tra il centrocampo del Perugia e quello del Pescara. Cioè, Colombatto è un giocatore che... Io l'ho avuto Colombatto. Giocatore che... Sì, ma se non aggredisci, è normale che Chi lo poteva aggredire? Brugman? Ma chi ci abbiamo noi che aggredisce Colombatto? Brugman, Proietto, dovevi mettere Palazzi e Balzania. Ma se facciamo questo giochino di mettere Tizi al posto di Caio, io, se permetti, tutta questa forza di Palazzi non l'ho vista ancora. Non so dove l'hai visto tu. Io l'ho visto bene, quando è entrato l'ho visto bene e sta a posto. Noi contro il Foggia, Antonio, io non l'ho visto per niente. Antonio, noi contro il Foggia abbiamo giocato benino, solo il secondo della tempo. Formazione che vogliamo scegliere noi. Il problema è che questa è una squadra che non è ancora una squadra. Ho capito, ma noi siamo qui per cercare. Ho capito, Antonio, ma se noi siamo. Ma come non siamo a fare formazione? Siamo qui a rilevare gli errori. Antonio, permetti, io prima di tutto faccio quello che mi pare. Io il giochino lo faccio quando mi pare. Allora tu dimmi che sono il giochino. Benissimo, io ho detto che tu il giochino. Il mio giochino stupido lo continuo a fare fino alla trasmissione. Allora, se tu a centrocampo giochi con, faccio un esempio, con Verratti, a destra e sinistra di Verratti hai bisogno di gente come Nielsen e come Cascione. Faccio un esempio. Se giochi con un giocatore al centro che si chiama Pirlo, hai bisogno di Vidal e Pogba. Che cosa voglio dire? Che il giocatore di qualità a centrocampo, che può essere Brugman o può essere eventualmente Proietti, io preferisco Brugman, ma Brugman, Proietti, quello è il ruolo. Gli altri due devono essere due mezzali che fanno legna, che fanno pressing, che spingono, che menano, che sanno togliere la palla al Colombatto di turno. Se tu gli fai fare il comodo suo al centrocampo del Perugia ogni volta che riprende la palla, tu non riesci diciamo ad aggredire. Che ne pensa l'allenatore, Colonnello, allenatore in studio. Si sta fare una critica sul tutto, però ieri è esagerato uno. Secondo me, sempre io...
Secondo me la critica esagerata, perché ieri, come abbiamo visto, che il possesso palle è stato molto di più per il Pescara. I primi dieci minuti il Pescara ha iniziato la partita, una buona gara iniziata, però ieri la differenza l'ha fatta soprattutto, oltre la tattica, dopo, soprattutto nel secondo tempo il Pescara è stato confusionario, non ha mollato fino alla fine perché c'è stato in campo fino alla fine, però è stato completamente disattento, sono stati 8 undicesimi disattenti ieri. Ieri tutti i gol sono avvenuti in maniera simile. L'ultimo gol, una palla di semplice lettura, Zambano va a colpire di testa, si trova come ultimo uomo. Vabbè, alla fine non saltare tutti. Sì, sì, ma sta stai 3-2. Un errore, sul 5-2 può saltare, però quando sei sul 3-2 può succedere, certo. Resti uno in partita, perché anche il rigore, certo, che ha fatto Belmonte. Ok. Quindi può capitare di tutto, ci sono delle partite, hanno perso Champions League con un minuto. Certo. Sai cosa specie? Che tutta questa spregiudicatezza, sia iniziale e poi chiaramente dovuta al risultato da recuperare, non ha prodotto, questa è la cosa un po' allarmante. Pettinari pochissimo coinvolto. Sì, ma allora, se Pettinari ti fa 4-5 movimenti, che deve fare? Perché li ha fatti? Ma sta sempre in fuorigioco, con la difesa. Chi è reputato di dargli la palla? Commette lo stop sbagliato, sbagli i tempi. Certo. È logico che vai più colpa del centrocampo, vuoi dire, no? Non di Pettinari. Diciamo, ma sicuramente a livello tecnico, soprattutto la linea difensiva, Totò pure sull'ultimo gol, rimasti tutti fermi. Allora, sentiamo in un minuto come ha sintetizzato la partita Zeman, perché parla ovviamente della difesa, del centrocampo e dell'attacco. In un minuto la sintesi, la fotografia dell'allenatore. No, io non sono arrabbiato, fa parte del calcio. Io penso che il primo tempo la squadra ha fatto bene, ha messo in difficoltà Perugia, tanto è vero che ci sono finite tante palle in tribuna, ma non è riuscita a trovare gol. Poi abbiamo preso il gol sulla sponda, su quella palla da fermo, che era evitabile, secondo anche lì disattenzione di nostro giocatore, e su 2-0 era difficile, però la squadra mi ha soddisfatto perché ha lottato fino alla fine, è riuscita ad arrivare su 3-2 anche se non ha giocato più con grande ordine, ma ha giocato con tanta voglia, e alla fine abbiamo preso dei contropiedi, perché è normale che su 3-2 la squadra si sbilancia, cerca di pareggiare. Pescara, mister, questa sera probabilmente ha tirato meno in porta rispetto alle altre gare, quella col Foggia e anche quella in Coppa Italia, è d'accordo? Vabbè, noi abbiamo avuto una occasione facile il primo tempo che purtroppo abbiamo sbagliato da mezzo metro, poi non abbiamo costruito, abbiamo giocato più da esterni e non siamo riusciti a fare l'ultimo passaggio. Poi ripeto, per me il primo tempo la squadra ha giocato, la seconda ha giocato disordinata e se si gioca con disordine si paga sempre. Le chiedo un'ultima cosa da parte mia, perché Zampano dall'inizio, dopo che Crescenzi aveva fatto bene la prima con il Foggia? Zampano era titolare l'anno scorso, Zampano è stato richiesto da un mercato anche dalle squadre di Serie A perché è bravo. Io non ho sentito tante offerte per Crescenzi. Per me è un giocatore che l'anno scorso ha fatto in Serie A a momenti molto bene, ma c'ho 30 giocatori, per me possono giocare tutti. Mister, a proposito di singoli, in queste due gare abbiamo visto un Koulibaly un po' sottotono, questo giocatore che lo scorso anno aveva fatto molto bene, l'inizio di stagione non è stato positivissimo per lui. Sì, la sua forza dovrebbe essere forza fisica per ripartire, per buttarsi sui spazi, invece per ora non ci riesce, anche tecnicamente ha dei problemi di controllare pallone, deve crescere un 99, non è facile per 99 giocare.
Allora, tanta carne al fuoco da questa analisi dell'allenatore, Enrico, che si è reso conto. Sì, Andrea. Intanto ti aggiorno perché alla Recchi c'è stato il pareggio della Salernitana, 2-2 tra Salernitana e Ternana, e poi c'è questo messaggio che vi voglio sottoporre: ma anche qualcuno di voi ha notato l'atteggiamento di Zampano molto svogliato, lui non voleva restare. A voi. Questa è l'impressione che ha ricavato il telespettatore, perché forse sì, voleva andare a giocare in Serie A, ma svogliato, adesso è un altro discorso. La risposta di Zeman non è la risposta di un allenatore che cerca di mantenere la calma, ma che è furibondo per come è maturata la sconfitta. Quella domanda su Zampano e Crescenzi si è visto tale e quale, per come ha risposto, che gli ha dato fastidio, perché là bastava che diceva: ho fatto questa scelta, come dicono quando si devono trincerare dietro il lavoro di una settimana, e poi è la stessa cosa. Ma perché è una scelta un po', appunto, sì, questo, cioè, sia la scelta e anche la giustificazione sua, mi sembra estremamente infelice, sia la scelta che la giustificazione, completamente fuori luogo. E chi di chi, qua giù credo che si dice in cascetta a Pescara, sì, chi è ingallettato, chi sta sfastidiato, come vogliamo dire, quella è la risposta di Zeman, perché se no bastava che diceva: ho visto durante la settimana Zampano, ed è una scelta che non si è rivelata indovinata, ma che già in partenza ti viene da dire che è una scelta sbagliata, per non parlare poi di Koulibaly e di altre scelte. E quindi, Edoardo, Zeman ha detto: abbiamo costruito poco e ci sono state delle disattenzioni, quindi l'analisi è quella che stiamo facendo noi adesso, chi con più critica, chi con meno severità, però anche il tecnico si è reso conto di questi difetti. Infatti il titolo nostro è "Curiamo i difetti". Ma vedi, no? Enrico, secondo me la squadra ha costruito poche palle gol, no? Ma aveva di fronte un ottimo avversario, quindi il fatto che tu non riesci, pur possedendo il controllo del pallone, non riesci a costruire tante palle gol, ci può stare. Quando ho detto all'inizio una partita può anche finire 0-0, significa che tu puoi anche provare a trovare un avversario forte che non ti fa segnare. Ok, finisce 0 la casella dei gol, ma perché ne devi prendere 4? A parte che ne abbiamo fatti due, quindi una squadra che segna 2 gol fuori casa, Edoardo, teoricamente però non dovrebbe. Zeman, insomma, non lo scopriamo. No, Zeman non lo scopre. Se continuiamo così, se a Zeman non arrivano degli input, noi non siamo nessuno, io non sono meno di zero nel calcio, per carità, lui è un profeta, io non capisco niente, faccio un altro mestiere. Però se Zeman non si ravvede un pochino, non mette in campo la squadra con maggiore equilibrio, noi retrocediamo. Capito qual è il problema? Allora, se noi contro il Frosinone, ti faccio un esempio: il Frosinone è una gran bella squadra, l'ho vista ieri. Frosinone è una gran bella squadra, squadra equilibrata, forte in difesa, forte eccetera, in attacco. Se noi contro il Frosinone venerdì non giochiamo col cervello, prima di tutto, e con equilibrio, il Frosinone ci abbotta la coccia, così, come si dice in Abruzzo, capito? Ci fa una testa così, perché il Frosinone ci aspetta, ci fa tenere la palla, poi parte in contropiede e ci fa nero. Quindi come chiaro? Dovrebbe allora, fare Zeman? Bisogna rimettere. Allora, secondo me bisogna capire che i due terzini sono due ali. In questo organico, Mazzotta e Zampano sono due ali, non sono due terzini. Allora, Balzano e Crescenzi spingono. Balzano anche, che è l'ultimo arrivato. Balzano sono tutte ali, ok? I terzini di Zeman sono ali. Allora, se tu fai giocare due ali, prima di tutto devi dare istruzioni che quando uno scende, l'altro si ferma, perché non si può scendere in due. Secondo, non è sbagliato se i centrocampisti sono anche capaci di difendere, perché fai prima a cambiare allenatore, no? Infatti io non vedo loro, infatti una delle qualità delle squadre di Zeman da sempre, Pescara che ha vinto, la Lazio, il terzino grosso, e l'altro terzino fa gol, vero? Esatto. Se tu mi dici Zeman per me non è l'allenatore ideale per Pescara, allora il discorso deve capire totalmente. Zeman deve capire che quando la fase di non possesso, la squadra deve difendere in 10, in 11, bisogna difendere tutti insieme, non si può lasciare allo sbaraglio Gianluca Colonnello, non si può. Ma poveretto di Ferrò. Ma secondo te
Zeman dice a tutti quanti andate, aspetta, no, non è così. Io a un pochino 500 partite l'ho giocato, cioè certo, io scendevo. No, ma poi ho giocato con Zeman, quindi terzino sinistro che scendeva sempre. Io non è il fatto. Quando stai in mezzo al campo, che giochi in Serie A, giochi in Serie B, stai in campo, vedi quando puoi andare, quando non puoi andare, c'è il centrocampista, delle volte io andavo, potevo fare un errore, vieni, cioè si deve fermare uno delle due mezzali, un centrocampista si deve fermare, se non è squilibrata la squadra, se restano in due, come sulla prima palla gol. Se lasci due centrali dietro e vanno tutti avanti, ci stanno i centrali dietro, prima che uno va, cioè il calcio è questo, nel fatto che mo stiamo a criticare. Il mister può fare gli errori, però i giocatori che vanno in campo, tipo, non penso, cioè, sul primo gol oppure sull'ultimo, ne sono quattro, sono in linea fermi, che guardano mettere la palla così, dopo si girano e prende gol, cioè, là il difensore, palla non ha l'avversario davanti, devi stare attenti, devi dare un'occhiatina a chi hai vicino, cioè sono tutti gol di disattenzione. Cioè, dici tu, Edoardo, forse vale per l'ultima azione, il quarto gol, quando la squadra è completamente, tu puoi parlare pure di tecnica, no, però l'allenatore non dice al terzino destro vai giù, metti il cross e l'altro va, là l'equilibrio la trovo pure la squadra, pure, cioè a me noi lavoravamo con Delio Rossi, lavoravamo tantissimo sulla fase difensiva, i movimenti dei quattro dietro. No, era la stessa cosa, era la stessa cosa, come lavoro, però quando andavamo in campo, cioè, non è che l'allenatore ti ha detto sali, no, però io salgo, però Gianluca, ci devono essere delle scelte. Gianluca, allora, se tu dici che la responsabilità dei giocatori, e posso essere d'accordo sulle scelte, allora facciamo, sulle scelte tu puoi dire la tua, io posso, però ti ripeto, vedendo i quattro gol che ha preso il Pescara, cioè sono quattro gol dove i difensori erano, se vedi il terzo gol sul cross, aspetta, dopo mi rispondi, la palla va al centro, ci sono tre giocatori del Pescara, alzano il braccio perché la palla prende, uno la rinvia a 20 centimetri, quei tre giocatori non devono alzare il braccio, quando la palla va lì devono andare ad aggredire, e il gol non lo prendi, erano in tre fermi, il quarto gol erano in cinque fermi e nessuno... Cioè, i gol, possiamo star a parlare della tattica, puoi avere ragione sulle scelte, c'è ragione, perché può giocare, però uno c'ha ragione Totò, cioè Totò ha ragione perché è un cantiere aperto, questo è assodato, si deve dare del tempo pure all'allenatore di vedere, di avere una visione globale. Pure 5 anni fa all'inizio mica si brillava tanto. Uno e dopo la seconda vi siete dimenticati, poi c'è una ricostruzione totale, sia per quanto riguarda la squadra, sia per quanto riguarda l'ambiente, il tutto, perché viene da una retrocessione traumatica, quindi è tipo un malato, però partendo bene dal 5-1, ora si sono presi questi 4 gol evitabilissimi, venerdì può darsi che la partita finisce 4-0 per il Pescara. Ci rivediamo la prossima settimana. Speriamo, però ti ripeto, molto fanno i giocatori, oltre la tattica. Ti rispondo, poi non Edoardo, scusami, puoi rispondere dopo la pubblicità perché siamo già in ritardo, quindi ricorda quello che dovevi dire. Enrico, degli aggiornamenti, perché a Salerno terzo gol della Ternana, in realtà è un autogol di Bernardini, dunque Ternana in vantaggio 3-2 sulla Salernitana, mentre a Cittadella Italia Under 21 in vantaggio sui pari età della Slovenia. In gol il solito Cutrone al 22esimo. A te. Bene, allora pubblicità e poi torneremo in studio tra 3 minuti, a tra poco. Notti d'oro a Monte Silvano in Corso Umberto 271. Oltre 1000 metri quadri di sale espositive. Negozio specializzato in biancheria per la casa, per la tavola, spugne, accappatoi, pigiameria e vestaglieria. Le più belle collezioni Blue Marine, Louis Joe, Cavalli, La Perla, Fazzini, Zucchi, Gabel, Caleffi, Piumini, Down and Step. Notti d'oro per le occasioni più eleganti e le necessità quotidiane. Ampia scelta di letti e materassi Tempur, Simmons, Sealy. Notti d'oro, Corso Umberto 271, Monte Silvano. Telefono 085 44 58 973. Biancheria e materassi per sognare.
Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Rientriamo in diretta, ore 21:47 minuti, è ovvio che anche durante la pubblicità si continua a parlare di questo momento del Pescara, però prima di far ripartire Edoardo De Blasi e poi Antonio De Leonardis, una breve parentesi perché vorrei ricordare un grande tifoso del Pescara che è scomparso nella giornata di sabato, si tratta del balneatore Enzo Spina che seguiva le vicende del Pescara da 40 anni, Enzo Spina molto conosciuto nella marineria pescarese, balneatore ex Tramontana, ci ha lasciato sabato, quindi facciamo le condoglianze ovviamente a tutta la famiglia e un abbraccio a Enzo che era sempre vicino al Pescara ai colori bianco-azzurri fino all'ultimo istante. Allora Edoardo, riprendi tu il filo perché Gianluca cosa aveva detto? Gianluca aveva detto giustamente che i giocatori in campo comunque devono saper mantenere un equilibrio di squadra, sì, indipendentemente dall'allenatore, che nessun allenatore dice ai giocatori andate allo sbaraglio. Ora, se però i giocatori sono giocatori che hanno un'indole prevalentemente offensiva e sono poco portati per struttura fisica, per modo di giocare alla fase difensiva, se tu metti in campo un centrocampo
campo, che non è fatto di giocatori capaci di difendere ma solo capaci di costruire. Se tu metti due terzini che sono due ali ma che non so, che sono scarsi nella fase difensiva come Zampano e Mazzotta, allora è evidente che tu, quando poi hai la palla ai piedi, hai tutti i giocatori che tendono a sbilanciarsi. Allora ecco le scelte, ecco il giochino che diceva Antonio di fare la formazione. Tu che sei l'allenatore devi mettere in campo dei giocatori che abbiano anche l'indole difensiva, che abbiano anche la propensione a mantenere un equilibrio. No, ti faccio un esempio: il grande Verratti a un certo punto, in mano a Zeman, era diventato talmente preoccupato della fase difensiva che impostava l'azione e si fermava lui, lasciava andare gli altri, perché sapeva che se perdevamo palla ed era costretto a fare falli a ripetizione. Però ci vuole tempo ad acquisire tutto. Allora, questo, anche le scelte, ecco perché io dico che le scelte sono importanti. Se tu un giocatore come Crescenzi, che gioca due belle partite senza motivo, lo metti fuori, Crescenza era l'unico là dietro veloce che poteva fare delle diagonali, che poteva recuperare. Pure Zampano è velocissimo. Ma Zampano non sa difendere. Zampano ha fatto fare gol pure al fratello a Crotone. Zampano è un'ala, spinge benissimo, è spettacolare quando parte, però poi quando deve difendere Zampano è fragilissimo. Ma sì. Allora, purtroppo prima abbiamo sentito, se Zampano ha avuto mercato fino a pochi giorni fa, la motivazione ci sarà. Quindi qualche qualità, quando giochi, se ti vuole una squadra di Serie A e tu torniamo, ti ripeto, terzino destro, che tu stai, devi sapere, la prima cosa del difensore è: io sono difensore, porto il 2, numero basso, mi diceva Antonio Luci. Prima cosa è difendere. E forse per questo che non lo so comprare. Non è fatti poi di ala, ma forse per questo. Dell'indole. Ma forse per questo che. Ma Zampano non sa difendere, non lo scopriamo oggi. Allora, se tu metti Zampano, devi mettere una mezzala dalla parte sua e un'ala. Sì. Che sanno coprirgli le spalle. Zampano che errore ha fatto nei quattro gol? Ma no, ma guarda, Luca, tu continui a parlare solo dei gol. Qua si parla soltanto dei gol. Il Pescara tra Foggia e Perugia ha concesso non solo 5 gol, ma ha concesso almeno altre 7-8 occasioni da gol. Se il nostro portiere non fa i miracoli contro il Foggia, noi dal Foggia prendiamo 4-5 pere. Ma rientra nella normalità, perché il Parma vince 1-0 in casa, vince 1-0 fuori, il Parma prende 0 gol, sta a 6 punti punteggio pieno. La seconda giornata. Vedremo, la Juventus. Allora ti faccio un altro esempio. La Juventus, la grande Juventus, il Parma viene da una vittoria di C1, ha comprato, ha speso 3 milioni di euro per prendere Ceraulo dal Benevento, hanno un gruppo attualmente coeso, come ha detto Dodò. Il Pescara è in costruzione. Ma se stiamo qui tra le prime 6-7 partite di campionato, vedrai. Secondo me può darsi 5-4, venerdì ne fai 3-4, poi può darsi che vai a perdere 2-0. Quindi con i problemi che abbiamo. Posso dire una cosa? Sì. Ma è chiaro che è in costruzione. La partita col Foggia, io ho apprezzato Crescenzi per la fase offensiva. È stato bravino anche. No, per la fase ha fatto due gol. Lascia bene, a parte col Foggia, il Pescara praticamente ha giocato in contropiede. Tu hai visto due partite diverse. Meno male. Abbiamo visto due partite diverse. Ha giocato sempre in contropiede. Benissimo. Tu se dici che era la partita oscena. Ha giocato in contropiede. Numero 3, perché già ne ho dette due. Il Foggia ha costruito cosa? Tante palle gol. Il Foggia ha giocato esclusivamente con Chirico, che cercava di saltare l'uomo, spesso lo saltava e crossava in mezzo all'area. Che cosa c'è? Quante partite abbiamo visto? Ha fatto le parate che fa un portiere, dai, su, che ragionamento stai a fare? Magari l'avesse fatte ieri due parate, appena le faceva, era nella norma. Se faceva due parate, stava nella norma, finiva 2-2. Perché se stiamo a parlare ieri. Pescara ieri, quando si è stato sbilanciato dal 3-2 in poi. No. Prima che abbiamo visto la squadra sbilanciata. Anche il primo tempo. Ma qual è il primo tempo? Le occasioni da gol. Benissimo. Dimmi le parate che ha fatto Bigliacelli prima.
Quali sono? Ha preso lo 0-0. Quale parata ha fatto per piacere? Ha preso due gol su calci piazzati perché la difesa è messa male. Voglio dire, di che stiamo a parlare? Alla luce di non mi è piaciuto, no, ma l'ho detto all'inizio. Ma non può piacere perché questa non è ancora una squadra. Come volevo parlare? Va. È inutile che poi la squadra la facciamo noi. No, noi allora, non la possiamo. Allora, se questa è una ti squadra, garantisco che io e te la squadra non la potevamo fare. Va bene. Se però siamo qui. Siamo qui a dire, a poter allora, dire quali siamo... possono essere i problemi. Ma no, se tu mi dici che Palazzi è meglio di Coulibaly, Balzani è meglio di quell'altro. Perché sanno difendere. Non lo so, non lo so. Non lo so. Ne sai più di me, ma io non lo so. Allora io lo spero, so, io spero che Palazzi... Tu conosci Balzania? Io li conosco. Dimmi la differenza tra Balzania e Palazzi. No, dimmela, allora, siccome lui lo però dice. Però voglio dire, se siamo... Lì. Ma se... Allora, scusami Antonio, ma se questo è un cantiere in costruzione... Ma da voi, perché l'esempio, è solo l'esempio che fai tu, alla fine... No, fammi parlare a me. L'esempio che fai tu è sempre Verratti, Pirlo... Ho capito, pure io, quelli sono capaci, pure io a giudicare. Ma Balzania e Palazzi, con tutto il rispetto, non posso giudicare, ne le posso sapere. Se tu lo sei, sei bravissimo, che ti devi dire? Allora, Ivan, allora, secondo te quali difficoltà sta incontrando Zeman? Il ritardo nella condizione di alcuni uomini oppure le scelte che non lo soddisfano a livello di caratteristiche di uomini o c'è dell'altro? Penso che comunque lui ancora ha in mente bene intanto quali siano, diciamo, i titolari, no? L'undici titolare o comunque il blocco squadra, non, adesso non c'è. Titolari no. Diciamo il blocco squadra che. No, perché corre fa, il blocco squadra, infatti, sta spesso cambiando. Ma perché problema è quello, scusami, va, che non ci sta questo. Ho detto questo, che no. Tutto... No, allora, aspetta, ripeto che. Fatta vedere le partite, le vedi. Ripeto che forse non ho ascoltato. Il problema di Zeman in questo momento è che ancora sa bene qual è lo statuto. Quello che ho detto prima, lo ripeto. Che lo statura qual è? Il blocco squadra ancora è individuato, si vede anche perché. Crescenzi Zampano è un cambio strano effettivamente, quindi probabilmente lui è come se non avesse così totale fiducia su Crescenzi, questo è emblematico. Quando si parla di identità di squadra, Zeman è questo, cioè Zeman non è che oggi viene a Pescara e cambia come vorrebbe Edoardo. Le squadre di Zeman sono così, sono molto offensive, sono squadre molto verticali che comunque portano tanti giocatori nella metà campo avversaria, che hanno grosse difficoltà, le abbiamo sempre avute, oggi si dice le coperture preventive, chiamiamole per nome, nel posizionamento difensivo. Se tu sei una squadra che fa possesso palla è molto più semplice essere pronto a coprire quella che è la transizione, quindi la squadra avversaria che ti torna con la palla tra i piedi. La squadra di Zeman fa molta difficoltà nelle transizioni perché attacca in tanti, è molto verticale, quindi comunque molto frenetico, quindi questo sta nella logica delle cose. Poi arriverà il tempo che il Pescara sarà molto concreto in attacco, quindi tutto ciò che produce probabilmente lo riesce a sviluppare in maniera più positiva rispetto a quella di ieri, e chiaramente le partite si incalano in maniera diversa e poi può arrivare anche quello che dici tu, cioè se vai 2-0 non penso che il Pescara attacca a due terzine, attacca le mezzali, attacca gli attaccanti. È chiaro che l'atteggiamento è diverso e qui arriva quello che dice Gianluca, il giocatore da solo capisce quando è il momento di andare perché vede sul tabellone 2-0 per noi, forse è il caso che mi fermi. Quando invece le partite sono in equilibrio, sono in svantaggio, il Pescara purtroppo dà il peggio di sé, come ha dato ieri, dal punto di vista di equilibrio tattico. Ecco, la sua volontà era quella di presentare una squadra giovane. Scusa, fammi dire una cosa, io vi inviterei comunque a rivedervi la partita col Foggia e vedrete che il Pescara l'ha vinto in contropiede, ha stravinto in contropiede. Allora, abbiamo detto all'inizio. Ho capito, dopodiché però non potevamo parlare di che non c'è equilibrio, che è tutto un casino, eccetera, eccetera. Okay. Partiamo da quella prima, quindi evidentemente questa squadra potrebbe anche giocare in maniera diversa, solo che non è ancora una squadra, non ci sta l'11 base sul quale lavorare. Io però volevo una squadra giovane, il fatto che siano rimasti Brugman, Benalì, Zampano, poi nel ritrovire Bovo, Campagnaro, Coda, può aver condizionato questo mercato? No, probabilmente è andata meglio Henry, perché evidentemente era sbagliata la partenza, cioè tu, quando tu mi dici, cioè, e lui l'ha dichiarato, rinnovamento. No, esatto, quando tu dici, come l'ha detto lui, che un giocatore a 25 anni già è anziano, che per fare il suo calcio deve avere 20 anni, voglio dire, vabbè, allora nella primavera sta poi, ma non è così. Non è così, perché un giocatore di 25-26 anni con la sua esperienza, se ha le qualità, il problema è tra giocatore che ha qualità e testa, è un giocatore, non puoi pensare che tu possa fare una squadra soltanto con i ragazzini, non è ipotizzabile. Del resto, voglio dire, il problema base, ripeto, nasce proprio da quello che è stato fatto in estate, momento in cui si è deciso di buttare via tutta la squadra perché quella era da buttare.
anche per motivi economici probabilmente, perché pesavano i contratti, tutto quello che vuoi, e ripartire con questa squadra. Non lo puoi fare, non è possibile, non puoi fare i miracoli nel pallone che tu c'hai. Quindi, i giocatori. Questa squadra di chi è figlia? È figlia, secondo me, della società e di Zeman, che ha avallato le scelte della società. O viceversa, non lo so. Scusa, se Francesco, un allenatore così apertamente ha detto di non avere fiducia, come ricordava Totò, di molti giocatori, 25 anni, sono anziani. L'ha dimostrato. Non voleva determinati giocatori. L'ha dimostrato. Come fanno? Come può essere? Abbiamo una domanda. Come può essere poi che questo gruppo di giocatori, che adesso c'è, Brugman, Benali, Coda, Bovo, Campagnaro, Zambano, come fa ad avere fiducia dell'allenatore? Secondo me è molto più facile, perché un giocatore di esperienza, 25-26 anni, gioca con la testa e si impegna, non è un problema che ce l'ha con l'allenatore perché no, non no, ha fatto giocare. No, detto che ce l'ha con l'allenatore, che rispetto alla professionalità del giocatore. No, ti voglio dire, è molto più facile tu possa approfittare della professionalità di questi giocatori piuttosto che puntare su un ragazzo che magari verrebbe da pensare, con quello che dici tu, è abbastanza facile o comunque non difficilissimo dare una ordinata a questa squadra, perché se io ho giocatori e chiamo in causa lui che, come ricordavo durante la pubblicità, 500 partite sul campo ce le ha, che non sono poche, se questi giocatori sono esperti e lui li mette in campo con il contorno e l'aggiunta di 3, 4, 5 giochi, l'esperienza di questi giocatori qualcosa dovrebbe fare. Io sto dicendo che se è perso tempo con i 5 mesi della passata stagione, perché quella non è servita a nulla. Non è servito a nulla, nel senso che non è servito per provare il giocatore, adesso vedo chi mi piace e chi non mi piace. Quei 5 mesi sono stati inutili. E poi quei 2 mesi di preparazione in cui tu hai costruito la squadra senza quelli che dovevano partire e che poi non sono partiti. Cioè il problema di base è questo. Probabilmente ci arriverà in ritardo, però chiaramente magari qualche giocatore l'hai perso. Ma Usain poteva giocare su sta squadra, giocatore, appunto, come dice lui, come mezzo al campo, ma certo che poteva giocare, ci mancherebbe altro. Benali non poteva giocare dall'inizio, Zampano non poteva giocare dall'inizio, sicuramente Bovo non poteva giocare dall'inizio. C'erano evidentemente Zambano si stava. Io sto dicendo quindi solo tu, Antonio, questo, ti aspetti che se perso del tempo, per esempio, giochino uno dei due sicuramente, voglio dire, perché è chiaro che adesso certezza non ne hai, la coppia centrale non convince nessuno, gli esterni non sai se deve giocare Zambano, Crescenzi, Mazzotta o quell'altro, le attacco non sai se deve giocare Del Sole o deve giocare Benali, perché ci sta pure maestro, è pure questo problema. Se lo sai, se capisci, fai la tua formazione, probabilmente non è un esterno, recuperiamo anche lui. Io non discuto le scelte di Mancuso, perché manca Mancuso. Io non discuto, perché poi il calcio ognuno le fa come mi pare. A me piace un calcio magari diverso, però lui la sua identità alle sue squadre l'ha sempre data, nel bene e nel male l'ha sempre data, per cui comunque secondo me adesso non ci è arrivato ancora. Per dirti, col Foggia l'hai vinto in contropiede, a Perugia nel finale non c'eri più, insomma non c'è questo equilibrio, chiaramente non ci sta, perché secondo me non c'è ancora la squadra sulla quale devi puntare. Mi stanno arrivando molti messaggi critici verso Koulibaly, che sicuramente ieri ha fornito una brutta prestazione, anche con il Foggia non è andato bene, ricordiamo sempre che è un 99. Solo, è l'unico giocatore, come dice Edoardo, che risponde alle caratteristiche, dice Edoardo, che dovrebbe rispondere, è chiaro, Come mai questo inizio un po' difficile, perché lo scorso anno bene o male in campo si era disimpegnato, invece sta soffrendo in queste prime 2 giornate. Può essere un problema di condizione, oppure è troppo responsabilizzato? No, secondo me è il problema dell'esperienza, del caso, cioè lui sta scoprendo il calcio adesso, io già l'ho detto l'altra volta, questo è un ragazzo che ha trovato le scarpe per giocare a calcio solo in Italia, perché prima non aveva mai giocato con le scarpe ai piedi, voglio dire, già questo credo che non sia un particolare da poco. Se tu lo vedi nei contrasti, nei Enrico, in cui, 3-3, Salernitana Ternana, rigore di Vitale. Grazie, è ingenuo, cioè vi fa delle ingenuità grosse, che di uno che ancora non sa, però sul piano fisico, sul piano del temperamento, anche delle qualità che può essere il giocatore, io credo che il Pescara ci debba puntare su un giocatore di questo tipo. Edoardo?
Koulibaly deve imparare tante cose, certo. È ancora molto acerbo, ha difficoltà proprio a stoppare la palla, a controllare la palla. È chiaro che ha una potenza fisica notevole e se gli si dà il tempo di crescere può tornare utile, però non è pronto per la Serie B adesso, non è pronto per questi livelli di gioco, ti aggrediscono, basta che sbagli lo stop di mezzo metro, te la portano via, perché sono giocatori comunque importanti quelli che hai di fronte. Quindi... Microfono? Okay, oh, scusate. Scusate, sono rimasto senza microfono. Il discorso che volevo fare una volta per tutte è questo, proprio perché il Pescara è un cantiere in costruzione per tutti i motivi che ha detto Antonio e sono d'accordo con lui, è questo il motivo per cui oggi in salotti come questo ci permettiamo di dare non dei consigli ma dare degli input, cioè dire come la pensiamo, come la vediamo, nel senso che cosa pensiamo si dovrebbe fare per curare i difetti. Voi avete intitolato questa trasmissione "Curiamo i difetti". Allora, se curiamo, voi non dobbiamo, però a noi, questa è riferita, per carità, a Zeman, ma che Zeman Zeman, beh, Zeman, sì, poverino, Zeman ha bisogno anche ma bisogno tu sei il dottore, no, ma voglio dire, ma Zeman, ragazzi, qua non dobbiamo pensare che ci sono i padri eterni, perché Ventura Ventura ha messo in campo una nazionale italiana l'altro ieri che era una cosa ridicola, un suicidio tattico, no? Uno come Ventura mette in campo Verratti e quel l'altro poveretto di De Rossi contro quattro fuoriclasse della Spagna, come aveva fatto Allegri a Cardiff. Allora, vuol dire che pure se sei Ventura, pure se sei lo strapagato mister selezionatore nazionale, probabilmente non ci stai capendo niente. E non c'è difficoltà per uno che fa un altro mestiere ma fa il commentatore sportivo a dire Ventura ha messo in campo una squadra assurda. Dire, tanto sarà lui, allora, a decidere, se Zeman lui che deciderà, decide, e povera Italia, speriamo che domani con l'Israele. No, riferisco a Zeman, al Pescara. No, ma Zeman decide lui, per carità. Ma noi, se siamo qui a fare questi salotti per divertirci a parlare del Pescara, che ci fa solo soffrire in questo momento, è perché cerchiamo di dire la nostra, proprio perché ci crediamo nel fatto che il cantiere possa produrre una bella squadra. Se io pensassi che questo Pescara è da retrocessione perché ha una rosa penosa, io direi povero Zeman, che vuole fare? Non può fare nulla. Ma siccome penso che la rosa del Pescara sia comunque competitiva per la Serie B, mi piacerebbe che in panchina ci fosse uno che riesce a sfruttarla nel modo migliore. Ecco, Francesco, perché ci permettiamo. Che credo che ci stia provando. Guarda, io sì, perché speriamo che ci riesca. No, io ho parlato di Koulibaly perché, siccome l'ho visto l'altro anno, l'ho visto vedendo adesso, e ti dico quale secondo me può essere il problema. Scusa, ma di Palazzi e Balzani io ho visto 20 minuti, quindi non posso parlare. Ma li conoscevo dagli anni scorsi. No, io non li conosco. È un mio difetto, sì. Che ti devo dire, perché non ne parlo, voglio dire. Posso parlare di proietti che l'ho visto qui, e posso parlare, ma di quelli che dici tu credo che l'allenatore abbia gli stessi dubbi. Il fatto che li alterna, evidentemente ha dei dubbi su come metterli in campo, perché se la mezzala, se Koulibaly l'ha cambiato una volta con Palazzi e una volta con Balzanini, probabilmente ci sarà un motivo, voglio dire, da parte sua, come stiamo cercando una cosa che è difficile trovare dopo aver perso. Stiamo cercando il motivo. Sì, prima... Scusami, Francesco, no, non ti rubo più la parola. Oh, che problema c'è? Prima Gianluca ricordava, diceva, i giocatori poi in campo tante volte possono darsi anche una ordinata tra di loro. Io però, noi e loro, se mi permettete, faccio un po' fatica, spero di essere smentito dal campo, che significherebbe che il Pescara comincia a vincere e viviamo una bella stagione, ma io faccio fatica a pensare all'età di Bovo, alle caratteristiche di Bovo e quindi anche all'esperienza di Bovo, al servizio del modo di giocare di Zeman. Perché fai fatica a pensare? La velocità, la mancanza di Perché velocità. Fai fatica? Fammi capire. Perché Zeman vuole la squadra corta, Zeman vuole la difesa che sale e Bove è abituato a giocare in un determinato modo. Perché Romagnoli e Capuano erano così veloci 5 anni fa? E infatti prendiamo 55 euro. Ho capito, Sembra che ero sicuro che mi diceva così. Mi piace avere ragione. Totò, prendiamo 55 euro. La ricordate il telespettatore?
Libertadores, ci siamo salvati, France, siamo andati là perché l'abbiamo fatto in noi. No, France, hai 55 gol. France, scusami, scusami. Tu te ne sembri ragione. No, vuoi tenere ragione. Voglio bene. Ti dico solo una cosa, hai vinto il campionato primo assoluto. Sì. Di che stiamo a parlare? 90 gol hai fatto. Ma ne prendo pure 100 se faccio prima, ma devi sentire. Ma che significa? Ma stiamo a parlare di cose. Una alla volta. Quest'anno prendi 55 gol, fai il crocetto. Dodicesimo, dal dodicesimo. Fermatevi. Perché è un'altra cosa, è un'altra vabbè, faccio come, come quando prendi, prendi quest'anno per i fondelli dall'altra parte, che non mi sono spiegato, non vogliono capire, lui non vuole capire, io capisco. Faccio fatica a pensare che determinati giocatori che secondo me sono validissimi, mi sono scordato di dire che sono validissimi soprattutto in questa categoria, possano adattarsi facilmente a come vuole giocare Zeman. Ti faccio rispondere da colonnello che ha giocato a pallone e te no. Sì, scusi, puoi parlare io infatti ho detto ma sì, fai fatica se tu. Se mi mostra che c'è una palla di vetro per dire quello che stiamo a dire. Sentiamo l'allenatore Gianluca. Sentiamo l'allenatore, te l'hai messa a fortuna. No, basta, cioè voglio dire. Facendo... Cioè stiamo a giudicare Bovo, però se no, no, lui ci ha giocato con Bovo. Scusa, tu hai parlato di Bovo? Lui ci ha giocato. Bovo con le praterie alle spalle. No, praterie. Lui vuole dire, sì, sì. Quando tu giochi... Allora, una squadra si chiama squadra perché... Per avere ragione. La squadra ci sta, finge di non capire. Fa parlare l'allenatore. Facciamo sentire colonnello. Cioè, la squadra è una, cioè, non è che Bovo... Loro salgono, Bovo sta dietro e tutta la squadra va avanti e Cesare sta dietro. Cioè, la squadra è la squadra. La squadra è la squadra. E si può adattare, aspetta. Uno si può adattare benissimo, uno, per me. Però bisogna vedere. Bisogna vedere per giudicare. Ma cioè, se non si adatta non gioca. Ma pure il Benalì si sta adattando a giocare e gioca bene in un ruolo non suo, con compiti tattici diversi dalle sue caratteri. Immaginate Benalì nel ruolo suo, in questa categoria potrebbe fare gli sfaccelli. Però stiamo Andrea Poli che l'ha avuto a Brescia. Due partite sono sempre i migliori in gamba, di chi stiamo a parlare? Io una facciamo volta completare Gianluca. Posso finire? Però una cosa, cioè, secondo me, come tutti gli anni e come nella storia del calcio, si può giudicare dopo la dodicesima partita, 10-11, può giudicare se Cesare è buono. Io ho detto nel primo intervento che ero d'accordo con lui quando dice che è un cantiere aperto, quindi aspettiamo e vediamo che cos'è. No, però Ivano, ho detto che faccio fatica io a pensare che questi possano rendere bene in quel modo, è diverso. Ivano, scusami Francesco, scusami Antonio, Ivano. Allora no, che i giocatori si debbano comunque adattare e provare a giocare in una certa maniera è indubbio, fa parte della loro professionalità, anche della loro ambizione, no? Però che è anche vero che Zeman in sede di mercato aveva fatto una sola richiesta negli ultimi giorni, un difensore veloce, che lui sa che questa squadra nel reparto difensivo ha comunque una certa lentezza, sia quelli in campo e purtroppo anche quelli che stanno... Posso chiedere chi era il difensore veloce? Non lo so, non l'hanno trovato. No, dimmi chi era il difensore veloce. Si parlava del primavera dell'Inter. Del primavera dell'Inter. Allora, di chi stiamo a parlare? Van Eusden, di che vuoi dire? Sì, ma io sto... Ascoltato, io sono quello... Ma vabbè, ma poi... Scusami, io sto dicendo quello che è questo allenatore, non quello che penso io. L'allenatore ha detto, quindi ha valutato che nella sua squadra manca un difensore veloce. Se l'ha detto, cioè non è che vuoi anche contestare quello che dice Zeman. Zeman ha detto, io voglio un difensore veloce. Non gliel'hanno dato. Quindi evidentemente, concludo, nel settore difensivo ha trovato una lacuna, quindi un giocatore che manca di queste caratteristiche. Questo ha detto Zeman, Quindi stai dando un po' ragione a Francesco. Ma sì, che sono d'accordo a Francesco, sono assolutamente d'accordo a Francesco. E io sono talmente d'accordo. Assolutamente sì. Aggiungerei anche questo concetto. E se prendiamo se non ti è arrivato a quest'anno, arriviamo, vi ripeto, bravo. Scrivo tredicesimo, quattordicesimo. Perché non hai perché non hai Verratti, conosciamo tutte le squadre, chiaramente è ovvio che parliamo. Allora, da quell'anno abbiamo avuto Verratti, Insigne proprio che ci hanno fatto fare 90 gol. E Sansovini, 90 gol. Verratti, Insigne, Immobile e Sansovini 90 gol. Sì, diciamo, quest'anno vabbè, adesso no, però io volevo se continuiamo a fare appunto se prendiamo 60 gol in questo campionato rischiamo di retrocedere. Allora io volevo solo aggiungere una cosa a quello che ha detto giustamente Ivano. Se tu volevi un centrale difensivo veloce e non sei riuscito a prenderlo, no, può succedere che la squadra, il presidente non riesce a prenderti, no, questo primavera dell'Inter che avrebbe dovuto essere
essere la soluzione di tutti i mali. Io non lo conosco, prima dell'Inter, non credo che sia però non è arrivato. Tu che sei l'allenatore e sai che devi giocare a questo punto per forza con dei centrali lenti come Coda, come questa, rinunci a Fornasier che era l'unico veloce, non ho capito che panchina, che fine ha fatto, perché non gioca Fornasier, non lo so, è l'unico che corre là dietro. Comunque sei costretto a giocare con Perrotta, Coda, Bovo, Campagnaro, che sono giocatori bravi sulle palle alte, nella difesa ben protetta, ma sicuramente non sono veloci. Allora, a questo punto che cosa fai? Li lasci allo sbaraglio o apporti dei correttivi per cui fai un centrocampo che difenda meglio e che crei uno schermo tale da proteggere il centrale? Una cosa azzeccata, hai detto Campagnaro, Bovo sono bravi sulle palle alte, certo. Così. Come hai preso ieri gol? Ma stavano messi male. Hai preso un gol in contropiede che sono saliti tutti. Tutta difesa piazzata. Certo, e allora, aspetta, non è che ci sono solo i gol, Gianluca, è una partita, ci stanno pure. Io sto parlando. Un altro tipo di errore c'è stato, ma non quello. Ci sono situazioni di gioco, hanno evidenziato molte carenze, da cui non sono stati i gol. Io ho detto che sono preso per le altre per fargli un complimento, perché io se dovessi far giocare uno, cioè, non mi far dire cose che non vorrei dire. Cioè, Coda, secondo me, è stato carente anche sulla palla alta, allora voglio metterla così. Perrotta stava fuori posizione, Coda stava fuori posizione, Mazzotta si è fatto fregare con palla alta, Brugman stava a marcare Di Carmine. Io non lo so come stavano messi in quell'occasione, ma Brugman, poverino, che però non è lì certo... Non è questione di lentezza del difensore. No, ma non sono fisicamente adatti, non sono fisicamente adatti. Ma come si è fisicamente adatti? Ma Brugman può marcare Di Carmine in area di rigore. Ma come non può marcare? Ma non ce l'ha il fisico per marcare Di Carmine. Se guardi l'azione del gol, Brugman e Benalì sono i due centrali davanti al portiere. Le marcatore lo fa l'allenatore uno. Dopo io ho visto. Le marcature. Dopo non dipende che sei piccolo. Io non sono gigantesco, sono 1,70. Però ridosto, Gianluca. Mi mettevano a marcare sempre più grande. Mi mette a marca UEA, cioè non dipende, può essere pure così piccolo come Iachini, però puoi andare a marcare. Ma tu eri uno tosto, ma Brugman era tosto, come te. Sì. Brugman ci sa fare a pallone più di te, ma non è tosto più di te. Per fare un esempio, cioè Brugman. Brugman ha delle qualità tecniche da centrocampista offensivo, ma non è un bravo nella fase difensiva. Se ci sono delle marcature. Io ti ripeto, noi stiamo parlando di tante cose del futuro, stiamo facendo tante cose, però riportando oltre tutti gli errori ieri, ripeto, come abbiamo cominciato a parlare, il Pescara ha preso 4 gol perché tutti hanno dormito, punto. Bene, nelle azioni dei gol, sì. Pubblicità e poi ultimi 10 minuti di trasmissione, anche perché sta arrivando il Frosinone venerdì, quindi forse mica poca roba. Notti d'oro a Monte Silvano in Corso Umberto 271. Oltre 1000 metri quadri di sale espositive. Negozio specializzato in biancheria per la casa, per la tavola, spugne, accappatoi, pigiameria e vestaglieria. Le più belle collezioni Blue Marine, Louis Joe, Cavalli, La Perla, Fazzini, Zucchi, Gabel, Caleffi, Piumini, Down and Step. Notti d'oro per le occasioni più eleganti e le necessità quotidiane. Ampia scelta di letti e materassi Tempur, Simmons, Sealy. Notti d'oro, Corso Umberto 271 Monte Silvano, telefono 085 44 58 973. Biancheria e materassi per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22:20, torniamo in regia, Andrea Costantini. Allora, posticipo, Salernitana Ternana, sì, abbiamo il finale dall'allenamento, perché oggi il Pescara ha ripreso a lavorare. Certo, allora abbiamo il finale da Salerno, 3-3, doppietta di Boccalone e Vitale da una parte, dall'altra in gol Albadoro, autogol di Bernardini e un gol di Tremolada. Poi per quanto riguarda l'amichevole dell'Under 21, Italia in vantaggio 3-0 con le reti di Cutrone, Favilli e Chiesa, tre gioiellini della nostra nazionale. Poi dicevi, Enrico, oggi ripresa immediata degli allenamenti, perché il Pescara sarà in campo venerdì nell'anticipo della terza giornata, dunque settimana corta, lavoro di scarico per chi ha giocato ieri al Curi di Perugia, leggiamo dal sito della Pescara Calcio: fermi Leonardo Mancuso, Emanuele Lattelato, Ugo Campagnaro e Ransford Selasi, assenti per impegni in nazionale Del Sole e Capone. Chiaramente Mancuso rischia di saltare anche questa partita, essendo stato fermo questo oggi. A te. Ecco, proprio Mancuso, che doveva rappresentare una delle armi offensive della squadra, sta mancando soprattutto lui in attacco, no Ivano? Sì, poi ha giocato quella, penso metà secondo tempo, contro, sì, il Foggia. Sugli esterni, che devono essere comunque potenzialmente, no, diciamo, una batteria molto forte il Pescara, che tra Capone, Mancuso, Del Sole, comunque l'esplosione Del Sole, ieri per esempio si è dovuto adattare Benali, che comunque probabilmente è più mezzala che esterno offensivo, nonostante comunque ha la qualità tecnica per fare bene anche il terzo d'attacco. Ecco, quindi per la partita con il Frosinone cosa prevedete? Cioè Zeman cambierà ancora? Ovviamente non lo sappiamo, possiamo soltanto fare delle previsioni, anche alla luce dell'assenza di Mancuso, del recupero probabile di qualche difensore come io Bovo, penso intanto che Ganz potrebbe essere la novità, probabilmente, ma non per la bocciatura di Pettinari, che secondo me ieri è stato poco coinvolto e di conseguenza la sua prestazione è stata insufficiente, ma anche e soprattutto per questo motivo. Però credo che sia anche arrivato il momento di Ganz, perché comunque è un giocatore su cui il Pescara ha investito, che comunque ha determinate caratteristiche, probabilmente questo anche lui è un cantiere, no? Si diceva all'inizio della stagione che Ganz probabilmente era quello che avrebbe avuto più tempo, avrebbe necessitato di più tempo per imparare, perché è un giocatore d'area, è un giocatore che gioca bene vicino alla porta ed è un giocatore un po' diverso da quello che era l'attaccante che vuole Zema, un giocatore che, di grande movimento, che taglia, che verticalizza molto. Probabilmente questa palestra che ha fatto in questo periodo gli sta dando comunque adesso la forza per cominciare a essere importante. Quindi pensi che Ganz, insomma, sì, giochi dall'inizio, sì, ma non per, sì, la bocciatura di Pettinari, no, perché lo ha assolto ieri. Perché comunque se è cresciuto da multisa tattico, cioè quello che erano i timori iniziali su Ganz, probabilmente con il lavoro sono diventate adesso delle certezze. Gianluca, pensi invece che ci sono delle variazioni a centrocampo? Secondo te verrà riconfermato Koulibaly oppure
il tecnico proverà altre soluzioni, anche perché il Frosinone è squadra diversa. Ma questo non lo posso sapere, non lo posso sapere, può darsi che possa riproporre la stessa formazione. Cioè, l'importante è che venga dimenticata questa partita, vengano prese tutte le situazioni che hanno portato ai gol e si cambi atteggiamento. Perché il primo errore ieri è stato l'atteggiamento. Tu che lo conosci, Zeman non boccia un giocatore perché non è in condizione oppure perché non offre una buona prestazione. Io penso che stia continuando a studiare anche lui tutte le soluzioni, cercare di conoscere al meglio tutti i calciatori e quello che possono dare. E, ripeto, venerdì è una partita molto importante, però bisogna che che i giocatori riescano a stare un pochino più attenti. Antonio, dopo una sconfitta è normale che qui a Pescara si passa sempre da un estremo all'altro, certo. Perché tanta euforia dopo la vittoria con il Foggia, ora c'è preoccupazione per questo risultato, poi c'è il Frosinone, squadra importante in questo campionato. Dicevi tu all'inizio che bisogna trovare equilibrio, ma Zeman è sempre un tecnico che spacca un po' gli umori di una piazza, no? Sì, spacca gli umori, ma per realtà Pescara sono i risultati a spaccare la piazza, perché cioè, Pescara si esalta in maniera eccessiva e si deprime altrettanto in maniera eccessiva, l'abbiamo tanto al di là di Zeman, voglio dire. No, invece per quanto riguarda la squadra, parlando un po' delle possibilità, io credo che Benali a questo punto sia un punto fermo come nel tridente d'attacco, si adatterà a quello che volete, però in quel ruolo e due partite che ha fatto sicuramente è stato uno dei migliori. Secondo te non giocherà mai? Non giocherà a mezz'ala. Mezz'ala magari troverà delle soluzioni se Palacio o Valsania sono li vede in maniera diversa, così come credo che Gans, lui ci stia lavorando per farlo giocare da esterno, cioè perché sicuramente dal suo punto di vista è probabilmente più facile far giocare Gans da esterno per tagliare, eccetera, più o meno ripetendo quel processo che ha fatto con Sansovini, che anche Sansovini, io ricordo Sansovini la prima partitella con l'Angolana uscì infuriato perché lui in quel ruolo dice ma che sono matto, non lo posso fare, mi confessò in maniera bella. Dopodiché sappiamo com'è andata, certo dipende pure dalla pasta, dalla testa del calciatore. Sansovini secondo me è una specie di genio come attaccante, i movimenti che fa lui, del resto ha giocato in tutte le posizioni, prima punta, seconda punta, esterno. Credo che almeno da come si è comportato finora, che Gans, se vuole trovare spazio in questa squadra, lo possa trovare più come esterno. Del resto sì, nelle due partite in cui è entrato è subentrato sempre da esterno, non come centravanti centrale, solo con la Triestina centrale ha tirato il rigore. Credo che questa sia la linea, quindi potrebbe essere la novità, magari. Ci saranno variazioni secondo te a centrocampo, in difesa? Io credo la novità a centrocampo ci sarà e potrebbero esserci pure in difesa, perché in effetti insomma soprattutto per come si è andato sulle palle inattive Pescara è stato molto ma molto però Gianluca carente. Ci ha detto che non cambia Zeman per la prestazione certo negativa. No, però se avete degli errori, gli errori marchiani chiaramente può darsi un attimo Edoardo, Andrea dimmi. Sì, c'è questo messaggio, domanda curiosa, Zeman potrà chiudere la carriera qui? Grazie. E chi lo sa questo? E chi lo sa? Non lo sappiamo. No, non credo, lui fino a 80 anni lavora. Edoardo. Ci interessa il no, io non mi sono esaltato dopo la vittoria con il Foggia, quindi se sono parlavo così, dell'ambiente. Se sono, no, per dire che sembra che uno passa dal 5-1. Io queste cose che ho detto stasera dopo la sconfitta di Perugia le ho dette anche dopo la vittoria sul Foggia, uguali, perché secondo me le due partite sono molto simili, solo che il Foggia era più debole e il Perugia era più forte. Ma il Pescara ha giocato male sia quella partita che questa. Io mi auguro, ma non ci credo, perché conoscendo Zeman non ci credo, io vorrei tanto che lui correggesse qualcosa per l'incontro con il Frosinone, perché Frosinone è un avversario molto pericoloso, forte almeno quanto il Perugia. In questo momento sulla carta è più forte di noi, quindi andrebbe affrontato con umiltà, l'umiltà di mettere dei centrocampisti anche di quantità, di rimettere Crescenzi al suo posto perché nella fase di non possesso si è dimostrato in questo momento più in forma di Zampano.
e mi piacerebbe tanto che Del Sole, forse frastornato da queste storie di Juventus eccetera, Del Sole in assenza di Mancuso potesse ripetere le bellissime prestazioni che ci ha fatto vedere, perché Del Sole è veramente forte, è un ragazzo veramente forte, e se sta bene con la testa e può fare delle grandi cose lì da destra, rientrando con il sinistro un po' come faceva Sansovini, in assenza di Mancuso, che quello dovrebbe essere comunque il posto di Mancuso. Poi tra Pettinari e Ganz la differenza secondo me non è decisiva, non è lì che si decide le sorti di una partita, la partita si decide a centrocampo, ecco, e quindi Scusa, o Brugman o Proietto, uno dei due. Perché per Del Sole, ecco, molti non hanno capito perché non ha giocato, ripetiamo che non è arrivato il transfer della federazione, ma non per una negligenza del Pescara, ma sono tempi tecnici ritardati dalla Juventus per il doppio tesseramento, giusto per chiarire. Possiamo dire che il trasferimento di Del Sole alla Juventus è stato prima per il prestito, c'era tempo. È stato un po' frettolosa la vendita di Del Sole, un po' come è successo con Torreira. Comunque è d'accordo, hai fatto bene a dirlo. Magari finisse 1-1, una partita che finisce 1-1 è una partita equilibrata, una partita ben giocata. A me piacerebbe vincere 0-0, 1-1, piacerebbe tantissimo vincere 1-0, capito? Come vinceva la grande Juve di Conte, BBC. A me piacerebbe che Pescara ripetesse il piano tattico la partita che ha fatto col Foggia, dove ha giocato gran parte della partita in contropiede. Vabbè, ma magari, ma il Frosinone non è stupido, il Frosinone aspetta. Però il Frosinone ci aspetta sulla tre quarti vincere contro Zema non ci vuole niente. Basta che tu gli chiudi gli spazi e le diagonali sugli esterni. Riparti in contropiede e vinci, metti la palla dietro la linea della difesa. Che ci vuole a vincere contro Zema? Lo supponi tu. Francesco, secondo te cosa succederà? Cosa cambierà qualcosa? Succederà che può darsi pure che cambierà qualcosa. Zeman sorprende, come si suol dire, nel bene e nel male. Succederà che secondo me bisogna avere fiducia in Zeman, è un allenatore al quale uno o crede o non crede. Ripeto, qui abbiamo la voce. Tu ci credi? Come? Edoardo un po' di meno. La voce storica della storia del Pescara, mi sembra che anche quel famoso anno, 5 anni fa, quando abbiamo vinto il campionato, l'inizio non fu esaltante, ci furono tanti alti e bassi. Ricordiamo fino a quando, anche un particolare, che le squadre di Zeman escono un po' alla distanza anche per la preparazione pesante. Appunto, ma effetto, ci furono alti e bassi, che all'inizio giocava Togni e Verratti non giocava. Giocava, la maggior parte della giocava. Una volta si diceva giocava più Togni anche perché Verratti si era pure infortunato. Su internet e andiamo a vedere. Prima partita a Verona è arrivato Verratti. Sì, ho capito, però dopo si è fatto male. Gioca un sacco di partite. Però si alternava. Ma non è quello. Dopo non si è alternato più. Allora, fino a quando, dopo il mese drammatico calcisticamente di febbraio, la neve, il rinvio e tutto il resto, ci fu quel finale di campionato e vincemmo. Quindi anche con Bocchetti, con Bocchini, ci stava un giocatore che si chiamava Bocchino una volta. Sì, però prima stavi secondo, terzo. Ma non lo metti in dubbio. No, però non era un campionato fallimentare. Se tu all'inizio della missione per mezz'ora hai ripetuto che è un cantiere aperto, che bisogna aspettare, allora se bisogna aspettare, si deve aspettare. Punto a capo. Io per esempio credo molto nella costruzione, nel lavoro di insieme, sperando che i giocatori detto che si è perso del tempo, giusto? Su questo sono d'accordo con voi. Andrea, possiamo chiudere qui? Non ci sono altre novità? La partita è finita? No, solo che la Slovenia ha accorciato le distanze nella gara amichevole Under 21, tutto qua. Grazie Andrea Costantini, grazie a Maurizio Dagui in regia. Ringrazio Ivano Di Sciascio di Tutto Sport, continueremo a leggerti ovviamente. Grazie a Gianluca Colonnello che stai trovando, forse hai già trovato squadra, ma non ce lo vuoi dire. Incontro sempre Totò, il tuo mese, ottobre e novembre la trovi sempre. Dobbiamo fare un pochino, in bocca al lupo. Grazie a Antonio Leonardis, a Edoardo De Blasi e Francesco Di Francesco, grazie Roberto Pulimanti della Publivideo e Gaetano Terio della GT Foto. Ci rivedremo lunedì prossimo, grazie per averci scelto.
nostri sogni, nelle vetrine in vendita. Siamo veramente noi, dentro lo specchio ti riconoscerai. Siamo veramente noi. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.